Teatro delle celebri 10 giornate di Brescia, il castello, abbandonato ogni retaggio belligerante per offrirsi con i suoi pendii dolci e sinuosi alle passeggiate dei visitatori che dal cuore della città vecchia accedono alla sommità del colle attraverso il percorso di Contrada Sant'Urbano. I retaggi romani, baluardi medievali e una locomotiva del 1909 resa prigioniera del Falco d'Italia per la gioia dei visitatori più piccoli. Al suo interno, il castello sorprende con stradine ricche di mistero, ambienti nascosti e un panorama fra i più coinvolgenti che abbraccia l'intero centro abitato. Arroccato sul colle Cineo, in un contesto naturalistico che rappresenta uno dei polmoni verdi della città. Seguendo i camminamenti, si scopre del castello anche la sua equilibrata armonia, del tutto naturale, uno dei più antichi e pregiati vigneti della città, accoccolato su uno dei pendii del colle. Il castello costituisce uno dei più affascinanti complessi fortificati d'Italia.